italiani.lu, è riuscita a intervistare interpreti e regista di Amore Liquido. Marco Luca, possiamo iniziare secondo me da quello che è il tema di questo film, ovvero questo rapporto con la pornografia. Sicuramente la pornografia c'è sempre stata, però la pornografia sicuramente ad oggi è cambiata, è una cosa diversa, e soprattutto il mezzo principale su cui viene fruita è un mezzo diverso, nuovo, che è internet, quindi bisogna interrogarsi su come questo mezzo veicola la pornografia e quello che oggi significa appunto la pornografia veicolata attraverso questo mezzo. Quindi ad oggi parlare di pornografia non si può esimere da questo ragionamento. La pornografia c'è sempre stata, però oggi rappresenta un linguaggio molto, molto particolare, e noi su questo ci siamo interrogati nel nostro film. Ovviamente il titolo è preso da Bauman, dal libro di Bauman, che sicuramente è uno dei maggiori sociologi viventi e che ha in qualche modo coniato il termine di liquidità e ha descritto molto bene questa virtualizzazione dei rapporti, appunto, dove i rapporti si fanno liquidi e vengono sostituiti, la relazione viene sostituita con la connessione. Quindi questo è un po' un omaggio agli studi di Bauman. Ovviamente poi il film non è tratto dal libro di Bauman, parla di pornodipendenza, ma parla di tante cose, e soprattutto, come abbiamo sottolineato spesso qua anche alle proiezioni, parla assolutamente di solitudine e di difficoltà di relazionarsi tra gli esseri umani, che questo forse è proprio il tema principale del nostro film. Quali sono stati i punti salienti che sono venuti fuori dal dibattito? Sì, ci sono state oggi due proiezioni e sono seguiti due dibattiti molto intensi e anche molto lunghi. Siamo stati quasi più di un'ora a discutere con il pubblico qua a Via del Rup, e questo ci ha fatto molto piacere. Ma di solito tutte le proiezioni Amore Liquido in tutto il mondo, direi, Stefano è stato a Montreal con il film, la gente si ferma, vuole sapere e vuole, chiede, fa domande, quindi evidentemente queste tematiche che il film affronta, non solo quella della pornodipendenza, ma io dico proprio la difficoltà oggi a instaurare delle relazioni tra esseri umani, sia tra uomo e donna, ma in generale, suscitano molto interesse. Questo anche qua a Villerup lo ha dimostrato, il pubblico è stato molto caloroso verso il film e verso di me che sono il regista e Stefano che è l'attore. Stefano, le tue impressioni, concordi? Hai impressioni da dirci? Beh, guarda, Villerup è sicuramente uno dei festival più caldi che abbiamo potuto provare nel nostro tour di festival in giro per il mondo. C'è una organizzazione bellissima, uno staff stupendo di volontari che amano il cinema italiano, che senza il cinema italiano questo festival non esisterebbe. Il dibattito col pubblico è stata una cosa stupenda, un pubblico partecipe, entusiasta, molto attento, molto preciso nelle domande, e sicuramente un'esperienza che arricchisce anche noi, perché ogni volta abbiamo uno spunto nuovo che il pubblico ci dà per rivedere con occhi nuovi il film. Per non parlare del fatto che in questo periodo storico in particolare in Italia ci sono proteste vive, proprio l'altro giorno a Roma, all'apertura del Festival di Roma, c'è stata l'occupazione del red carpet, proprio perché in Italia la cultura sta veramente toccando i minimi storici. Noi chiaramente ci occupiamo di cinema e quindi parliamo di cinema, però anche per quanto riguarda le altre arti, il teatro, la danza, la lirica, speriamo che il fronte sia compatto. Sicuramente il cinema ha dimostrato dopo anni di essere compatto, e noi abbiamo portato anche la nostra testimonianza qua a Villerup. La distribuzione in realtà non l'abbiamo ancora trovata, il film è uscito in sala a Roma per un mese e a Bologna per 2 settimane, poi in un piccolo centro vicino a Massa Carrara per un'altra settimana, però ci siamo occupati noi della distribuzione, come ci siamo occupati noi della produzione, perché qui è un film partigiano in qualche modo rispetto al discorso sulla cultura che si faceva prima, perché è totalmente autoprodotto, senza soldi pubblici, senza finanziamenti statali o regionali o provinciali o comunali.
giornali, ma è il frutto di fatica e lavoro fatto da una troupe che si è impegnata e innamorata di un progetto che Marco Luca ha messo in piedi e in maniera coraggiosa ha portato fino a far vincere al film come miglior opera prima al Festival des Films du Monde de Montréal. Poi adesso siamo anche a San Paolo in questo momento, andremo in Messico, poi a Los Angeles, abbiamo anche vinto il RIF a Roma, che è il nostro primo premio come miglior lungometraggio italiano. Nonostante questo e nonostante ci sia un pubblico interessato a vedere questo genere di film, perché è anche una tematica che in realtà interessa un po' a tutti, nonostante questo le distribuzioni hanno paura a distribuirlo e adesso vediamo, magari in Francia forse troveremo qualcuno un po' più coraggioso e poi magari rimbalzerà forse la notizia in Italia, non lo so. Noi speriamo il meglio per il nostro film, chiaramente, anche perché rappresenta comunque un'esperienza coraggiosa in un ambiente come quello italiano. Luca, difficoltà incontrate? Ma le difficoltà incontrate sono state tutte, direi, tutte dall'inizio, dalla produzione, come diceva Stefano, poi alla distribuzione. Nessun produttore ha voluto investire nel nostro film. Noi eravamo convinti della necessità di raccontare questa storia, abbiamo investito capitali nostri, capitali privati che abbiamo trovato, il nostro lavoro, perché abbiamo lavorato tutti in partecipazione, quindi siamo tutti in qualche modo produttori del nostro film. C'è tutto un sistema che lacci lacciuoli che frenano le nuove energie che comunque ci sono anche rappresentate qua a questo festival di Villerup e ce ne sono tante, secondo me.